mi sa che io e lei non facciamo affari. È un andato. E se invece ci mettiamo a fightare un pochino di persone in sessione? Che senso ha? Boh, si fa un po' di fight come fa Fanabbo. Se no si fa 1v1. Una running gun? No, 1v1 free mod. Dai, anche una running gun. Dopo la running gun, mi fanno schifo quelli, però vabbè. Dopo la possiamo fare. Avvia la cosa, che io non so da dove si avvia. Lo sai che in realtà le running gun sono solo su PS4? Appunto, non so da dove si avvia. La mando. Vabbè, ci facciamo un avviono free mod allora un pochino. Beh, tanto che prima tu hai un caio perico, no? Da preparare. Ma mi spieghi dove cazzo sono? Vabbè, in Cina. Bella la Cina. Io non bombardo tutti. Uno si chiama The Magma Boy. Il ragazzo di magma. È russo. Pavel. Ciao, sì. Magari questi stanno bestemmiando, ma noi non ce ne accorgiamo. Adesso voglio imparare le parolacce in russo. Osnorts. Ciao Sara, benvenuta nella ciurma. Questo qua, che è una bella persona, deve schioppare. Non schioppa? Scusi, Vabbè, lasciamolo lì, senti. Oh, papà. Madonna, mi sono cagato in mano per il fulmine su GTA. Ecco il bullshit. Visto che non ho voglia di farmela safe, la faremo ammazzando tutti. Magari con la carabina Mark II. Bruma, mi hanno scammato $1000 e non mi hanno dato il bullshark. E mi sa che tu muori. Dice a me? No, questi qua. Aia, bastardo. Non ho niente da tirargli, vero? Ma vuoi crepare? Giù il visore. Muori, merdaccia. Ma dai, ma ho chiesto il bullshark, me l'ha dato adesso. Allora, vediamo un po' dove potrebbe essere. Vabbè, lui cade di 4 piani. Ma... Doc, vengo da lei. È questa? Ma... Fammi salire. Che scam. Eccola. Ma che sta cercando?
La torcia per i gas. Ah, la torcia è la torcia a gas. Guardi, la doccia. Meh. Invece se fossero gli sgasatori. Invece riconosci le bombe a mano a gas? Sì. Dai, ma cosa vuoi fare? Scoppia! E dai, su, che deve dar noia sto tipo. Che stai facendo? L'ho già ucciso 5 volte. E Doc, mi dispiace, però sto Federico mi sa che lo devo fare per farmi soldi. No. Non lo so. No. Cosa no? Tu non sapevi neanche che l'avevo preparato. E no? E allora lo farò dopo. Pensare. Cosa? Io te l'ho sempre fatto. Ah, se io ne preparo uno, te mi aiuti, te mi fai fare tutto. Vabbè, non lo faccio. Guarda che scam. Che scanna, questo qua mi mira con lo suo merdosissimo coso. Dammi cos'atca questo. Sì. Io ho anche capito che sono qua. Tutturuturududu. Allora. Possiamo cantare in viso scuro? No. Quello magari. Capito che la palla esce dal campo e l'altro no, però. Sì, ovvio. La palla esce semplicemente dal campo, il calciatore no, perché deve finire prima la partita. Ovvio, mi sembra che è giusto. Palla gas. Palla gasata. Beh. Se ci metti la gazzosa è bella gasata, sì, la palla. Non è mio Satka, quindi. L'ho scoppiato un tipo lì vicino. No, volevo scoppiare il tipo che veniva da te. Bro, aspetta, mettiti con l'oppressor sopra il. Queste sono manovre che io non so fare, Vabbè. Devi aspettare. Ho detto, devi aspettare. Aspetta. Merda! Che stai facendo? C'è un tipo che aggancia. Andato in China. Scusa, ti sto agganciando io. Aspetta. Vroom. E questo qua lo investiamo. Vai. Ma sì! Ma investiamolo! Ma investiamolo, ho detto! Detto investiamo! Oh, e quanta vita c'ha! La madò! Bravo! Ma sta merda di coso, perché non l'ho ancora droppata? Vi! Servizi! Ok. Devo parte il credito, parte. Quello là in fondo. E vabbè. Ma dov'è il mio visore, scusate? Scusate, che fate? Scoppiamo! Scoppiate! L'ho beccati senza usare i razzi guidati. Cioè, ho sparato un paio di razzi guidati e non li ho beccati. Ho sparato uno a caso, l'ho beccati. Tante bode, Drac, guardi. Andiamo! No. Facciamo free mod? Sì, mi devo. Vai, iniziamo. No. Dai. Io ho detto. No, dai, ma no. L'ho lavata. L'ho lavata. Rotto, io ti aspetta, sparo. Io sono. Non sono in terraferma. Non importa nulla. Devo scoppiarmi. Si gode. Scoppio anch'io perché. Signor poliziotto, posso esplodere? Qualsiasi mezzo a nostra disposizione. Grazie. Cosa?
E magari fucili, però magari evitare il cecchino, queste cose. Bro, lo spawn. Bro, il mio spawn. Dove? Guarda. Ma sei in Chinatown? Esatto. Esplodiamo la persona. Dai, morso mutualo. Mordi la mutual. Ma vuole esplodere sta. Oh! Anche il poliziotto esplode. C'è un piccolo problema. Io Ovvero? non posso richiedere il Bull Shark perché l'ho già lasciato a terra, però se è buggato e non lo posso riprendere. Vabbè, grande fiato. Ops, scusi per il ruto. Intanto scappa. Carabina. Ma questi Questo. cosa vogliono? Aia! Toc, prepariamo il colpo al casino, eh? Non Ti dovrei chiedo averlo ancora. praticamente pronto. No, ma è il pinati che lo devote, poi si fa colpo al casino. E allora io esco Beh. dal sessione. Doc, venga. Esca dal suo cesso. Arrivo. Come si faceva? Dai, ma come l'assicuro se non è disponibile riprodotta? Il doc me l'ha bloccato con il modulo. Ma non ce l'ho il mod. Puoi uscire dalla Secure, sir? Certo che non posso. Riapri il menu. Comunque Sebastiano, perché Vieni, Sebastiano. hai voluto far freeboard, mi hai ucciso una volta e poi te ne sei andato. Ma così ho fatto 1-0 con Fanapton. Wow! Tutto screenshot, no, così. Domanda, perché se io sono nel tuo CEO? Ah, ecco, adesso me l'ha ritirato il terreno. Non sono nel CEO. Vabbè. Il morso alla sicurezza. È morso l'assicurazione. Morso alla suscuration. Aia. Doc. Venga nella mia Che sala palle, giuochi. questi civili di merda. Abbiamo l'oro. La facciamo brutale. No. Con l'oro in brutale, no. Steal. C'ho stealth bloccato. Dai, Lester di merda, lo so. Madonna. Non abbiamo imbroglio, vero? Perché io potrei non farlo. Sì, lo abbiamo. Che palle. Allora, tiratore scegliamo sempre più scarso, tanto. Cosa? Il cecchino. Facciamo la mitragliatrice, sì, dai. Questo che cazzo è, no? Madonna. Grazie per l'oppressor, zio. Non posso accedere alla tua oppressor di merda? L'esplodo l'oppressor. Non posso accedere all'oppressor, esplodo l'oppressor. Mi sembra giusto, no? Datemi un veicolo personale, grazie.
Non credere di essere così furbo, bro. Che pasta, via giù, vengo io da te che stai lì te 3 ore a fightare con una. La madonna, sto qua se l'è presa, poverino. Madonna. Bombardazione aerea. Ce la fai a salire da me? Perché mi ha tolto tutti i colpi esplosivi? Cos'è sta merda di gioco, scusa, eh? Se non riesci a salire da me. Ho capito. Tappeto di bombardamento. Oh, basta. Cioè sei morto anche tu? Puoi salire sul mio aereo per... Che stronzo questo. Non c'entrava un c***o. E mi ammazza. Allora, non ho capito bene il senso di sto gioco. Puoi salire mio aereo? Se vieni qua magari sì. Aspetta, devo atterrare bene. Il problema è che non riesco a atterrare perché mi saltano le texture quando mi avvicino a questa zona. Vabbè, senti, io vado con lo sparro, eh? No! E ti scoppio lo sparro. No, no, Doc. Per favore, Doc. Adesso puoi salire. Sei una merda, fattelo dire. Adesso non siamo. Mi vieni al mio vicino. Io non c'ho voglia di venire fino lì. Voglio essere portato dal Doc. Prima tiro il bombazzo sul Doc. Lei ha paura. Va bene. E dai, allora. Uno ha tirato un un proiettile è esploso il C4, non l'ho esploso io. Ci conviene cambiare sessione, vero? Ti conviene morire perché mi hai rotto. Oh, Doc, mi ha esploso lo sparro e io. E ti ho detto che devi salire come? No, io scendo sul camion. Morto dall'assicurazione. Assicurati di morire. Ma Doc, la vede questa? Mm-hmm. Sui civili. Io mi leverei dal cazzo. Hopla. Adesso. Oh, ma questo se l'è presa proprio, eh. Adesso lo killiamo. Sì, direi che bisogna rompergli un po' il cazzo. Sì, e se non mi scoppia l'aereo. Dov'è? Dove sta? A me l'ha fatto. No, ma in fondo. Lascialo stare. È mancina. Vabbè, lo so io in questi casi. Non lo so se sia mancino, però. Ho detto in Cina. Sta arrivando una Deluxe, Doc. Che ne dice di... Ah, sì, la Deluxe esplode molto spesso, mentre intanto deve tornare. È qua. Bella contro... La Deluxe... Non ce la faccio, bella la Deluxe, ma non ha... Ma bastardi, civili mi entrano nel culo. E allora se l'è presa sul personale. Ma basta. Veicoli. Ma cosa vuole questo? Ma dai, ma cecchinata attraverso i muri. Senti, io la sessione non la quitto. Neanche io. Tanto ho richiamato l'aereo. Andiamo. La Deluxe di merda. Sa, aspettami. Aspettami! Sto tornando indietro. Muoviti. Sì. Sì, vabbè. No, ma la polizia è una merda, Sì. Ma che è che spara?
Boh. E che mona. Chi è che è il mona che batte la porta che chiude urlando? Vai in mona, Pink. Doc. Io vado in Russia. No, no. Cina. Bastard. Dai. Tento la pula. Qui ci creperemo un po' di volte. Lo so già. Questo lo dici tu, Scooby-Doo. Guarda quanti ce ne sono qua dentro. Io non vedo, perché non sono dentro? Io l'avevo detto. Ma dai, ma non è che tempo non fai. Te l'ho detto. Ok. Ma questo ci ha seguito fin qui. Ma dai. Che imbecille. Via. Ok. Brutta trova. Ha sciaffato. Ti sciaffo la famiglia. Che amigos de mierda. Dai, ma basta. Doc, ho preso una delle due. Io non posso muovermi. Perché? E c'è Ciccio Gamer con il coltello. Ma è immortale, dai, ma lo sai anche il modo, no? Ma prima non lo era. Le ho sparato 3 colpi in testa. Che ne pensi? Con il cerchino. Non lo so. Il cerchino non pesante, so. Mark. No. Esponi il tuo parere. Secondo te, com'è? È un figlio di brava donna. Ah, è morto sto bastardo. Se no, Doc, crasho dalla sessione e porto le armi, faccio prima, no? Ma no, ma aspetta. No, sta con l'oppressor però, cazzo. Tanto lo tengo io. Serve che palle! Serve un'auto. Tanto a te non dà noia. Spero. Bella questa Emperor. Ah, non è tornato. Io tutte quelle che vedo sono Emperor. Avevo 30.000 dollari, mo ne ho 10.000. Che cazzo, ne ho perso 15.000. Sono tutti in banca, come fanno a perderli? Tipo, non capisco se è mortale o cosa, perché prima l'ho cecchinato 3 volte in testa, non è morto. Magari aveva gli snack aperti, non lo so. Non lo so anch'io. O semplicemente non voglio giocare troppo con le immortalità perché ha paura di venire bannato. Oppure fa un po' lo come segnaliamo. Ah, lo bannano nel 2013. Andiamo. Prossima missione la facciamo in solo amici. Non c'ho voglia che questo ci rompa le balle tutto il tempo. Sì. Andato? Vai, muoviti però. Il problema è che ha riempito tutto di C4. Ma sei tu questo? Ma che cazzo? Come hai fatto? Non lo so, fammi salire. Ce l'hai una flare gun?
Mi sa che questo si è incazzato un pochino. Devi avere la... Tieniti la flega. Non la tengo mai, manco l'ho comprata. Dai, ma che palle, ma sei sempre disarmato. Vabbè, poi con l'oppressor Mark 1, dai. Doc, è tempo di usare un pochino i rogue. Aspetta, vieni qua. Vieni qua. Allora, vai a prendere il coso, io ti aspetto con i rogue. No, no, io me la svigno e basta. Infatti, tutto il... Via. Sta arrivando da te. No, c'è un altro che arriva. No, non ce la fa, tranquillo. Teoria. Ah, non ce la fa. Io non ne sono così tanto sicuro. Perché Ciccio Speedrun andiamo è solo feroce. Amici e basta, perché guarda, mi ha già rotto le palle questo. Nel mentre vado a prendere dell'acqua perché sto morendo di sete. Dell'acqua esplosiva. E oggi che poi secondo molto probabilmente aveva il mod menu per vari motivi, perché comunque 3 colpi in testa di cecchino pesante. Non credo può resistere. Poi, boh, secondo me ha tolto e messo come fanno alcuni. Tanto è tipo, credo che con il mod menu sia 3 secondi di togliere e mettere l'invincibilità. Credo proprio appena lo apri ci sia subito disparato invincibilità. Per forza. Bro, stavi intrattenendo parlando con me, perché io vedevo su Discord che parlavi adesso che stavo arrivando, perché no, non avevo le cuffie. Mi intrattenevo. Per me sono automatico, sono un microonde automatico. Cazzo. Se fossi manuale ti dovresti fare manualmente. Lo dovresti dire tutte le volte, invece no. Oh, c'è un Arknost, scoppiamolo. Senti, scoppiatore di Arknost, vieni da me. Sì, aspetta, oh. Che pensi, che mi perdo l'occasione di scoppiare una merda volante? Il caga merda, non la merda. Sto per spaccare il pad. Perché mi spona al caso? Razzo 1, razzo 2. Boh, va bene. Mi spona dentro l'attico lui. Non mi domando niente. Vabbè. È andato l'arco nostro. Esci dal casino. Vengo da te. Vengo da te, Bravo. Sei intelligente, ora vuoi un applauso. Scusa, ho sparato all'Arknost. E scoppiare quella roba che vola non ci sa neanche come. Mi ha reso felice, quindi sono da te. Bene. Sto per fare una battuta, ma era più o meno un insta ban. Ah, più o meno? Se il doc è felice, io... Ok, come l'N di Napoli. Come l'N di Napoli. Se il doc è felice. Doc. La sua parola iniziava con l'N di Napoli. No. Con la F di. Francesco. Francesco Totti. No. Con la S di. E che cosa ci sarebbe di vogliare con la S che non si può dire? Niente, cioè, io l'ho appena detto. Tu sei un no. No, il tensotto iniziava con la C di no, io. No. Allora, questo è Kineito. Dovresti entrare in sessione perché sennò. Ok, ecco. Sono da te, Vieni. Grazie. Poi puoi rifare il zio, che almeno mi prendo il Bull Shark quando serve. A parte che non puoi prendere il Bull Shark in teoria. No, perché sei associato. E poi mi serve che il bunker e la fabbrica di banco. No, e la fabbrica di soldi, signori. Farmi entrambe. Cioè io crafto i soldi. Ah no, non siamo. Ah, io li prendo e li compro. Io i bambini.
i bambini te li devi infilare nel culo. No, se li faccio uscire da lì non posso rimetterli dentro. Perché... No, te li devi infilare nella bocca. Spieghi dove cazzo è? Ce la fai ad arrivare qua? Sto andando con il faggio. Limite se non ci arrivo. Diciamo. Prendo il faggio Mark 2 allora. Cazzo. Quel faggio volante con le ali e con un reattore nucleare al centro. Chernobyl style. Potrebbe essere una buona idea. No, ma io ho lasciato ancora i shaft. Se il Doc mi tira un razzo io non mi posso proteggere. Tu non hai ancora comprato il veicolo più utile di GTA, la Toridor. La Stromberg volevi dire. Questo fucile di merda non mi piace, via dalle palle. Hai dato la pulla a entrambi. Non ho munizioni. Che munizioni esplosive. Ammazza. Ammazzano proprio, sì. Detto bene. Penso che potrei mettere i caricatori diversi per ogni tipo di fucile, perché... Ma perché mi ha fatto uscire? Guarda come scappa. Che bel gioco. Non mi fa più entrare. Il gatto è bello, bravo, bravo. No, c'entra malissimo, detta così. Come sposti i veicoli con la Stromberg? Doc, che lei riesce ad entrare. Mi sa che utilizzerò una cosa per spostare i veicoli. Ho detto via dai Per spostare i veicoli. Grazie. Usi il mod menu per spostare i veicoli, che schifo. Ma è proprio. Sì, perché ovviamente la pistola aliena si chiama moddati il menu, bastardo. E poi il mod menu su Minecraft, mod menu su GTA sono due cose completamente diverse. Cos'è il mod menu su Minecraft? Ti fa vedere tutte le mod installate. Ah, sì, la conosco come mod. Pensavo ci fosse un, non lo so, una cosa strana. Che poi moddare Minecraft alla fine si fa. O tipo quello di Lunar o Feather, mod menu. È un mod menu nel vero senso della parola, perché ti fa vedere tutte i menu di tutte le mod che hai. Mentre invece quello su GTA è speciale per i bambini speciali. Io non sono solo speciale, Doc. Tipo Tommy, si vede che è molto speciale, infatti è Talmente speciale che ce l'ha gratis. Tarocco è gratis. Che ogni volta lo spawna sotto la mappa. Quello perché lui non sa. Puoi uscire dalla sala giochi e consegni tu il veicolo visto che io ho la polizia? No. Dai, bro. Bro, tenendo mirato non mi hai spostato. No, dai, vai a consegnarlo. E si sta risucchiato in un mondo parallelo. Doc, sinonimo di Amanda, aspira polvere. Come non lo conosci, è una marca cinese di aspira polvere. Allora, andiamo avanti con... non ho ancora sbloccato Page. È vero, devo comprare... Devo comprare il centro operativo immobile. In realtà è il Terror Badge, però ce l'ho già il centro operativo mobile, ho comprato ieri in live. Se ve la siete persa andatevela a vedere. Infatti, se no lei mi picchia e vi assicuro che mi fa male. Cosa aspettiamo?
La delasso. Io ti delasso, Posso esploderla, delasso? No. Vieni. Palo! No. Che hai sentito? Allora. No, no, io prendo la delasso. No, che tu sali qua. Ho detto prendo la delasso. Tocca, se ne vado in cima lei. Con il suo sparo di merda. Quell'aereo lì che vola e non spara. Che porata. Vabbè, ma sta poco. Ciao Niron TV, benvenuto nella ciurma. Da dove giochi? PC. PC? Zocco no, da PC? Non è un PC, è però una console PC da gaming. È un notebook, però uso il controller perché mi ci trovo meglio. È un notebook. Bella la guardia volante, bella. Lo sai che notebook sono quelli piccoli, super flat, quelli lì si chiamano laptop. Bella questa scena. Che stai vedendo? Tocca, lei che tocca. No, ma io non mi faccio domande. Giocare con noi a fare colpi? In verità vorrei farli anche con Luca, però. No, però niente. Se vuoi dare i soldi anche a me, solo a me. No. Prima magari finiamo sta missione velocemente e poi sì, volentieri. Però ci devo essere anch'io, se no mi offendo. Mi faccio sempre confusione. Basta che non avete mod menu che citate. Puoi prendere quella merda lì e andiamo? Sì. No, Fatto. Non l'hai non presa. Sì. Della FIB. Non perché della FIG. La FIB o la FIG? No, la sono entrambe belle. Mi piace la fibra. Perché dipende poi, perché se è la fibra ottica la non la mangio, se è la fibra vegetale forse. Oui. Poi la fibra allora vegetale sono interiore. Puoi venire pure lui. Ma facciamo che il doc non riceverà un centesimo. No, devo venire pure io, sennò io mi arrabbio. Ah, ma è dall'altra parte l'ingresso della FPA. Vedi che io sono utile. Se vuoi ti do 5 buoni motivi per cui devo esserci anche in un colpo. Caghi il ma giù l'ingresso della FIB. Allora, tu hai tante cose positive, Luca, però cominciamo dalle negative, no? Allora non ce ne sono, visto. Sarà nel cesso. No. Di qua. Dov'è? Eccolo. Preso. Ma sì, buttiamo giù le sedie. Aspetta, bisogna fare Mission Impossible Time. Turu 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 turu. Doc, ma che fine ha fatto lei? Ha laggato? No. Ho laggato io. Sì. Tanto qua ci scoprono per forza, lo fanno sempre, quindi li ammazziamo già. E doppio shot. Shottino? Di vodka. Tattico. Sì. Tattico. In teoria si dovrebbe buggare quando entri qua, però oggi no. Non si bugga. Ti ho detto oggi non è giornata per la delas. No! Sbagliato tasto! E sono quasi caduto e inciampato. Mi stavo per fare male. Se continuo a sbagliare tra X e C è un problema. Perché poi devo... Ah, giusto, C per guardarsi dietro. Doc vuole distruggere lei l'aereo.
Vorresti andare alla FBI? Che no, sì. Vuoi manda? Beh, intanto che aspetto che seminiamo la pula. Ci sono anch'io, vero Nicopo? Sì. Allora, trova giocatore. Com'era? Come si vediamo. Chiama il tipo? Dovrebbe essere questo qui, perché è l'unico. Eccolo qua. Vorresti usare questo fottuto veicolo in un modo decente? Me ne sto usando tutte, mamma. Noi farci scappare dalla pula? Giusto, lo so, è una cosa che capita. Vai alle fogne. Ma che in fogne, basta che voli alto, ti allontani. La deluxe acquatica. No, ma siamo passati davanti agli sbirri. Tanto nelle fogne andiamo via subito. No. Sono qua sotto le fogne. Ma evitiamole, fidati di me che adesso le perdiamo. Guarda, adesso tra pochissimo perdiamo tutto. Accendiamo il lucio, spegniamo il lucio. Scendi? Ah no, ancora no. No. Le tre stelle più lunghe della storia. Vai. C'è l'elicottero. Ok. Profrescino, benvenuto nella ciurma. Grazie per il follow. Sus! E per il pollo. Io volevo un pollo. E allora, te un giorno mi hai detto: io ti darò un pollo. E non me l'hai ancora dato. E io mi sento scammato. L'ho offeso. Quindi, il pollo lo avrai quando. Quando comprerai un gatto. Io non l'ho mai fatto. Ah no, tanto c'era. Dovevamo andare dall'altro ragazzo, no? Sì. Andiamo nella sua sessione. Sì, sono amico di Nairon. Ciao. Facciamo così, io seguo te. Buonasera ragazzi, buonasera. E dai, andiamo nella loro sessione intanto. Ti ho detto ok. Sì, basta che non urli troppo tu. Perché già il mio microfono si abbassa quando gioco GTA. Perché è una bella cosa. Io scusa, la posso. Così va bene. No, basta che non lo abbassi troppo, cioè nel senso un pochino. È troppo giusto. Basso, vero? No, va bene. No, perché devi sapere che io c'ho due tasti. Ah, abbiamo meno, la missione dell'evasione. Pensavo di fare qualche colpo, non lo so, uguale per me, non è che... Aspetta, voglio entrare anch'io prima. Poi potete avviare. Ah, una preparazione, ma io avrei bisogno di far soldi, se no fa niente ragazzi, non è un problema. Tanto di solito farmo, faccio le mie no, cose. No dai, ma è piena la vostra sessione. Lo so. Se no intanto ID Discord. Ma sinceramente vorrei tenerlo. C'è il mio Discord se vuoi, punto esclamativo Discord. Secondo. Ok. Madonna che caldo. Però vorrei evitare di parlare su Discord, perché non mi fido mai di solito della gente. Magari voi siete bravi ragazzi, nel senso che c'è gente che usa parole un po' bannabili, ste robe qua. Sì, io però vorrei fare una vendita del bunker magari prima di andare, quindi magari scusate ragazzi se il colpo lo possiamo fare domani, tanto tutta la settimana streamo, lo che facciamo magari si può fare la mastermind e vediamo se ci troviamo bene con questi ragazzi. Bello spawn GTA 5, GG, eh? Io direi che possiamo fare boom. Siamo su Discord quando vuoi. Ok. Sì, poi magari sì, scrivetemi in privato. Non sono già nel Discord. Tutto. Ah, d'accordo, sono da lei. Aia! Male.
Ezio. Toccola, le posso portare a far vedere una cosa bella. Mandami il zio, no? Il zio, quello che ti pare. Fatto. Ho pensato soltanto a maxarmi armi e veicoli. Dovrei cominciare a comprare qualcosina di utile, tipo Oppressor, Deluxo, magari anche qualche modifica, l'Avenger. Sono un bel po' di cose che devo comprare. Ah, l'Avenger è OP nel caso, ti interessa. So, lo so. Era un ricorda... Vorrei andare a far prima la vendita delle banconote, sì, fa schifo, però... i soldini e in più vendiamo i soldi, no. Vendiamo i soldi. Doc, le voglio fare un regalo un giorno, le compro dei soldi. Sarà mica un gioco per versioni tu e te, no? Ma tranquillo, lo sai che esiste il negozio dei soldi, non vogliamo disturbarti. Ma Doc, ma lei è un compratore di soldi? Dipende in che senso, perché se si parla del mercato di colore scuro, i limoni, signora, i limoni. Ma Doc, lei ha mai venduto un limone a ciao Matti, buonasera. Lui ha detto se non vi ho appena finito da M. Ok, la bellissima notifica di Epic. Io ho capito, ma dai Doc, ma è... ah, insomma, ha detto sì, l'ho appena fatto, ecco qua. Ma è bro, perché la mia fabbrica è vuota completa, bro, non posso nemmeno Simone. Ah, perché se non siamo in pubblica, porca miseria. Vabbè, vado in una pubblica, mi vieni dietro te. Ah bro, ma non ho niente nel... ma io non avevo... ma secondo me qualche modder mi ha tolto tutte le scope. Perché ho la missione di allestimento? No, ti hanno rubato il coso, possono rubarti mentre sei offline. Che senso? E ti possono rubare tutto in teoria, questo è quello che ho sentito. Ed è come il bunker, vado a portare il piatto di Lario. Vabbè. Su. E facciamo quella di allestimento, che ti devo dire? Qua GTA si bugga. Hai già avviato? Sta roba non mi è mai successa in... hai già avviato? Tanto quella di allestimento non ci metto niente a farla. Ok. Poi vendiamo al bunker, sperando che non mi abbiano buggato anche il bunker. Sì, ma tutta la gente fa su GTA RP. C'è nessuno che va su GTA Online. Possiamo anche farlo anche noi in GTA. Il problema è che io te lo fixerei 5M. Il problema di CTRP è che devi iniziare a farti un racconto enorme. Ma sinceramente a me non, cioè, non piace tantissimo. Per giocare su GTRP devi farti tutta una tua storia. Io una volta volevo generare una community, devi fare minimo 2 pagine la tua storia, con vita, lavoro, dove sei nato, quando sei nato. Niente roba falsa, eh. Sì, chiaro, però... per fare il gioco di ruolo. Vabbè, ma che palle. Lo so, una roba e di palle. Hostare un server GTA su PC, oltre a dover costare, è anche noioso, quindi non si può. Perché se hosto un server non posso cosare, non posso giocare, perché ovviamente il processo schizza a 1000 e poi va tutto modellato, è noioso. Schizza tutto, La vernice bianca, vero? Esatto, quella dei muratori. Doc, perché il mio muro è bianco? L'ha pitturato lei? Ha usato il rullo o lo spruzzo a canna? Lo sapessi. Ho usato anche un po' di canne, sì. Sì, ho usato anche le canne. Le che? Le canne. Ah, bello. No, intendevo la canna dell'acqua. No, ma io ho usato anche quello. Io mi sto divertendo a lanciare le macchine giù dalla collina. Doc, volevo andare giù dalla collina. Bene, che io entro nel Motorcycle Club solo per potermi richiedere l'oppressor Mark 2, perché non ho voglia di richiederla mai. Ma è di Marco l'oppressor?
non l'ho ancora no, capito. No, è di Alto Cevanice. Ah, ecco. Ma non... Ah, il Pavel l'ha rotta. Ecco cosa che è successo. Perché Pavel si deve... Allora c'era Marco con la sua oppressor che volava in giro, ok, no? Si chiama Marco II. E potremmo aggiungerlo problema... nello sketch, che sta storietta di Marco che vola con l'oppressor. Potremmo crearci una robettina dietro, eh? No, spoilerare, ti sticchio. E dicevo, scusa, sono io. E dicevo, c'è praticamente Pavel che si mette lì e dice: beh, un bello sport in America, voglio battere il mio punteggio in abbattimento di oppresso. Il problema è che Pavel, siccome è smirato, invece di colpire l'oppresso, era colpito Marco ed è morto. E mentre passava c'era un signore di nome Alto Giovanni Giacomo che ha trovato l'oppresso che precipita. Allora, insomma, però non mi hanno tolto tutte le... Bella, devo ricomprarmi tutte le modifiche. Ma? Serio? Ma... Scusa, secondo me il modder di prima mi ha azzerato tutto, Ci sta. Vabbè, dai, invitami nell'MC. Esco io dal mio. Ti aiuto un po'. Andiamo al... Il bicio. Bicio. Ok. Doc, mi puoi invitare nel zio? Ah, un attimo. Ah, ma sei missione? No, ok. Vedi che allora quando vuoi il cinese antico lo capisci. Doc, io vengo con il mio sparrow. Le piace il mio sparrow? Ancora 10 minuti. No, ok, il bunker, a posto. Il bunker, lui parla. Oh, bunker! Lui è un pochino, non lo so, ho misto. Però ho finito le scorte. E vabbè, quelle te le compri e sono cavoli tuoi. $8,000, come dovrei fare? Ti faccio fare io la missione del terror, vai. Da 35,000. Che cos'hai? No, l'insurgent pickup con la Merryweather. Beh, mi aiuterai un po'. Salgo io sulla mitra, aspettami lì, sto arrivando. Vieni, vieni. Sì, va bene. Aspetta, te intanto vai, ti raggiungo con l'oppresso. Aspetta, rallenta. Alla curva, facciamola alla curva. Lo sei? Vai, eccomi qua, davanti a te. Aspetta. Stile 1. Posso salire su una mitra? Sì, ti riesci. Penetra attraverso il coso e poi si apre. Che qualità, signori! Ma quante betoniere ci sono? Ah, giusto, quindi qua c'abbiamo la Merryweather che rompe, bello. Mm-hmm. Ah, ma quante persone nell'MC? Ah no, ok, c'è più. No. Ci sono 4 nell'MC e 3 nel CEO. Sono 4 nel CEO, però. Adesso qua. Ma... Scusa, ma mi scammano. Non mi dicono le cose fatte bene. Dico se qualcuno vuol venire, per ora sembra che nessuno sia interessato a chi va. Ma che vuol dire l'insurgent con la Merryweather, scusa? Che ci attacca la Merryweather? Ogni volta che consegniamo una delle cose ci attacca con la merda della Merryweather. Ah, ok, perché non l'ho mai fatto ancora questa, non è ancora mai capitato. E siamo obbligati a ucciderli. Ah sì, allora invece sì, mi è capitato più di una volta. Eccoli. Sì. Lo sai che io questa l'ho fatta. Lo sai che questa io l'ho fatta da sola, vero? Più di una volta. Sì, anch'io l'ho fatta una ventina di volte. No! Muoviti! Muoviti, oppressor! Non sembra interessato a noi, però io ho tirato un bel paio di hit. Vai, fai fuori l'ultimo.
Lui va avanti a sparare. Si è rotto il disco rigido. Si è incantato il disco. Si è bugato tutto. No, c'è l'esero. Laser. Cazzo. Laser là. Muoviti. Non me ne fa. Muoviti. E dai, su che mi tocca. Vai, fatto. Quelli sono i tipi della Mary Weather che devo uccidere. Vai avanti. Dov'è il tipo con le lea? Ah. Non mi sembrano tanto svegli, Dici? Ah, questi con il suo jetpack sono passati. Manca uno. Salve! Non si era messo ad ammirare l'erba del vicino. Nessuno gli aveva detto che l'erba del vicino è sempre più verde. Ogni giorno che passa. È per questo che il vicino è sempre più ricco. Perché lui vende l'erba buona. L'erba del giardino. Sbagliato strada. Laser! Tanti laser. Speriamo non sappia guidare. No, mi sembra che le manovre lui sa che tocca, c'è una nel negozio di scarpe. Sono andato a comprare qualche la scienza. Tu e Suzuki? E lo so. Che hai detto? No, era un vecchio meme. Oh no. Doc. Allora, adesso. Ho preso. Adesso tu lo ridici perché se io non capisco. Tu e Suzuki. E lo Suzuki. Adesso si è capito. Era una vecchia roba. Vecchia. Vecchio. Vecchio. BMX. Oh, bisogna eliminare qui. Ce la fai? 3 anni ci ha messo a caricare, no, io l'avevo già fatto. E dai, ma questa coca cola. Aia. Bro. Ce la fa. Bro, si sta muovendo da solo il coso. Basta! Tienilo fermo. Ma io non sono alla guida. Allora chi è che sta guidando? Possiamo andare? Non lo so, ma non sei alla guida. Te l'ho detto, imbecille. Io sono da solo, ho paura. Puoi venire da me? Sì, non mi fa muovere, secondo me. Risparo io però, Oh, che salve! Salga! Vieni. Che poi quanto è scomoda la cosa che non puoi cambiare posto nel veicolo. Speriamo la mettano in GT. Magari nel menu interazioni, cioè veicoli, posto, te metti davanti, guidatore... Davanti. Il passeggero, il torrettatore, lo so che non si dice. Torrettatore. Ma chi è che ci spara? Busardo. Busardo. Ah, ecco, sono quei be- occhi bardi. Lui scoppia. Ha scoppiato. Doc, la casa di Franklin. È la non casa è di Clinton. Sta tornando quello con l'oppressor? MK6? Ma no, ma tranquillo. È un BM. Via. Sì. Tanto dopo fa una brutta fine. Direi di sì. Anche se lui non c'è tutta noia, noi lo scoppiamo lo stesso.
Ah. La Mary. Dov'è? Io. Vai. Posso usare una nuova tattica? Fammi scendere. No, anzi, quasi riuscirei la stessa, anche perché abbiamo fatto. Ma c'è l'aereo. Oh, vedi che c'è. Non riesco a mirarlo. E allora, mamma. Ci sparano da qui, però. Potresti sparare anche tu. Leonardo. Ma no, voi. Ma no, voi. No, non sta. Adesso colpivi il coso, scoppiamo le scorte. E le scorte scoppiamo. La domanda è, qual è adesso il camion con le scorte? È solo uno, Dai, però volevo fare un po' la sceneggiata della Meriwether che rompe. Guarda che bello! Te la passo la moto. Lo sai che io volendo posso attivare il campo da qua, in teoria. Poi io in teoria dovrei poter attivare il casco, l'altra volta se è buggato me l'ha fatto fare. Vabbè. Io mi arrabbio, se non si parla 6 anni. Io mi rimetto al mio posto. Cioè si è aperto da solo e sei tu. No. Non possiamo usarla. Oh sì, sì, si può usare. Vabbè, è scomodo. Quindi. Un'aereo abbattuta. Brutta merda. Aia! Vai, non ne mancano troppi. Andato. Lascia la zona. L'auto immobile. E meno male che è immobile. 120.000, dai. Anche a me è dato 160.000 invece, ma non certo. Vabbè, basta direi per stasera. D'accordo, però le aspetti, non qui ti GTA.